Da quest'estate anche gli impianti di condizionamento per la climatizzazione estiva e invernale dell'aria, come le pompe di calore, devono essere sottoposti a manutenzione periodica, esattamente come avviene da molti anni per gli impianti di riscaldamento, come le caldaie. L'obbligo, stabilito dal DPR 74 del 2013, è imposto dall'Europa nell'ambito delle sue politiche di lotta all'inquinamento attraverso il risparmio energetico. Gli impianti poco efficienti, infatti, siano caldaie o condizionatori, consumano più energia e producono più inquinamento di quelli efficienti. Le province hanno un ruolo di primo piano in questa partita. Quella di Genova sta facendo da mesi opera di informazione alla cittadinanza e di formazione ai tecnici, installatori, manutentori, bruciatoristi, idraulici e alle loro associazioni professionali. Lorenzo Barabino è il responsabile dell'ufficio impianti termici della provincia, un ufficio che negli ultimi mesi ha fatto un grosso lavoro di informazione alla cittadinanza e ai professionisti su una nuova norma. Sì, la norma fa capo appunto a una norma nazionale che è stata pubblicata nel 2013 ed è quindi in vigore, che ha un po' cambiato le regole del gioco per quanto riguarda gli impianti termici. Di fatto ha esteso anche agli impianti di condizionamento le norme che venivano applicate per gli impianti di riscaldamento. Anche gli impianti di condizionamento devono essere sottoposti a manutenzione periodica, secondo le indicazioni della casa costruttrice. Devono avere un libretto di impianto, come per la calderina, per intenderci, e quindi devono essere seguiti da un tecnico, da una ditta di manutenzione, un tecnico qualificato. Dal 1 giugno, inoltre, la provincia, che ha competenza su tutti i comuni tranne il capoluogo, ha avviato, insieme al comune di Genova, un censimento online degli impianti di condizionamento, che si concluderà il 30 settembre. Il censimento è stabilito da una norma nazionale, ancora una volta, per cui è un obbligo. Tutti gli impianti di condizionamento quindi possono essere dichiarati attraverso un portale online che è stato predisposto dalla provincia e dal comune di Genova, con un unico portale che è lo stesso per entrambi gli enti. Su questo portale in 5 minuti si può effettuare questo censimento inserendo i dati, l'ubicazione dell'impianto, la potenza dell'impianto, il tipo di impianto. Questo confluirà in un catasto regionale, che è previsto anche questo per legge, e permetterà poi l'attuazione di tutte quelle che sono gli obblighi stabiliti dalla norma. Una volta adempiuto al proprio dovere di informare la cittadinanza e i tecnici, tuttavia, la provincia inizierà a svolgere il proprio ruolo di controllore degli impianti, per verificare se è stata fatta una corretta manutenzione. In caso contrario, potrà comminare delle sanzioni. Quanto stiamo facendo in ordine alla diffusione delle informazioni e a questa campagna di censimento degli impianti presuppone poi l'obbligo da parte degli enti, delle autorità competenti, dell'effettuazione nel tempo delle verifiche, delle ispezioni di verifica sulla funzionalità degli impianti, così come avviene già oggi per gli impianti di riscaldamento. Quindi le sanzioni che sono previste per gli impianti di riscaldamento di fatto si estendono anche agli impianti di condizionamento. Quindi la raccomandazione che facciamo è di affidarsi comunque a degli operatori tecnici qualificati che vi sanno dare le indicazioni per mantenere e gestire, esercire gli impianti di condizionamento in una maniera adeguata e conforme alla normativa. Una funzione importante è svolta anche dagli amministratori di condominio. La responsabilità è sempre dell'amministratore. In particolare ora con la figura del terzo responsabile, questa responsabilità può essere ceduta a questa terza persona che deve essere un manutentore di impianti di riscaldamento, non più un'azienda come era previsto nella prima parte del decreto, e a questa persona verranno affidate tutte le responsabilità della gestione, sia per quanto riguarda l'inquinamento, sia per quanto riguarda il contenimento energetico, sia per quanto riguarda la gestione degli orari. Praticamente è una formula, diciamo, per il condominio assicurativa che scarica su questa persona regolarmente abilitata e non un estemporaneo come si usava fino a ieri, che si assume tutte le responsabilità correlate alla buona gestione dell'impianto di riscaldamento e anche di condizionamento. Ma attenzione, la manutenzione solo in casi rarissimi va fatta per gli impianti di appartamenti.
è prevista solo per impianti di una certa potenza, come quelli di negozi, supermercati, officine. Mauro Piazza è un ingegnere che si occupa proprio di impianti di condizionamento e di refrigerazione. Quali sono gli impianti soggetti a questa nuova norma? Allora, gli impianti soggetti a questa nuova norma sono gli impianti che nella fase di raffrescamento estivo superano i 12 kW di potenza. Cosa vuol dire questo? Vuol dire sostanzialmente che queste macchine, che sono delle macchine che consumano energia elettrica per produrre energia termica in inverno e per sottrarre energia in estate, debbono avere, per raggiungere questa potenza, un coefficiente di resa che si chiama tecnicamente ER, che è riportato sulla targhetta della macchina da parte del produttore, di un valore tale per cui, diciamo, si deve ottenere questi 12 kW. Le macchine migliori in commercio hanno un ER che non raggiunge 4. Cosa vuol dire? Che un kilowatt elettrico può produrre al massimo 4 kilowatt termici. Da questo deduciamo che tutti quelli che hanno una potenza elettrica impegnata di soli 3 kW, come la stragrande maggioranza degli utenti di appartamenti, non potrà mai avere una potenza impegnata di 12 kW. Chi supera questo dato, e quindi a 4 kW e mezzo, 6 kW, potrebbe raggiungere questa potenza termica impegnata e quindi deve leggere sui dati di targa della macchina se, diciamo, raggiunge questa potenza. Quindi o va a leggere il valore di potenza massima oppure guarda il valore di ER che abbiamo citato poc'anzi. Che cosa deve fare un cittadino quando installa un impianto di condizionamento in casa? Siamo con Armando Franchini, un idraulico e vicepresidente di un'associazione appunto di idraulici che si occupa proprio di formazione degli idraulici, AFIGE. Ecco, alle nostre spalle abbiamo un impianto di condizionamento abbastanza nuovo, appena installato. Ecco, che cosa deve fare il proprietario di questo impianto di condizionamento? Allora bisogna fare una distinzione. Per quello che riguarda i nuovi impianti, bisogna redare il libretto di impianto, come dire, immediatamente alla consegna. E non solo, bisogna fornire anche un libretto di istruzioni che l'installatore deve fornire assieme all'impianto, dove viene stabilita la periodicità delle manutenzioni e degli interventi e di tutti i controlli che necessitano. Invece, nel caso di impianti esistenti, alla prima occasione di manutenzione bisogna redigere il libretto di impianto. Questa è un'operazione molto importante, la manutenzione è fondamentale sia per motivi di sicurezza che per motivi di efficienza energetica.